che il cammino di San Matteo possa diventare come il cammino di Santiago nella penisola iberica è una suggestione meravigliosa e possibile, perché parliamo di religione, parliamo di arte, ma parliamo anche di turismo possibile. E stasera abbiamo il piacere, l'onore di avere con noi un uomo che in questi anni tantissimo si è impegnato per costruire ipotesi di itinerari turistici, ridisegnando il volto turistico della Campania, l'assessore regionale al turismo Corrado Matera. Buonasera a tutti, grazie Sindaco per quello che hai fatto, per aver riqualificato un'opera importante. Prima si faceva riferimento alle parole del Cardinale, la fontana, la fonte di vita, sicuramente un'opera significativa nel cammino di San Matteo. Noi in questi anni abbiamo, nella diversificazione dell'offerta turistica, ma abbiamo creduto molto nel turismo religioso. Abbiamo messo in campo un progetto attraverso dei percorsi, il percorso mariano, eccellenza, micaelico, dei santi e dei riti religiosi. Ebbene, anche nel programma della Regione Campania, devo dire grazie ad Alfonso, qualche anno fa ci incontrammo, su eccellenza, a Don Michele, ci incontrammo e si parlò del cammino di San Matteo. Questo cammino, questo itinerario che collegava il Cilento a Salerno, per cui le aree interne ai grandi attrattori anche religiosi. Ebbene, questo è un progetto che abbiamo sostenuto, che sosterremo con forza e con determinazione. Io ritengo che sia uno dei progetti più significativi della programmazione regionale. Per cui continuo. Ma è un giorno di festa per il Cilento, è un giorno di festa per Salerno e per la sua provincia. Questo è...